Ho preso in prestito un attimo la cameretta di Sofia per registrare la TBR del mese di marzo, una TBR abbastanza ambiziosa e mo, insomma, vedrete anche voi che proprio non mi sono regolata. Comunque, innanzitutto vorrei finire i libri che mi porto dal mese di marzo, quindi, scusate, dal mese di febbraio, sto a fare una confusione con questi mesi, dal mese di febbraio, quindi Lo straniero venuto dal mare di Winston Graham, il numero Poldark numero 8 che il gruppo di lettura ha già finito, io no, e L'estate che sciolse ogni cosa del gruppo di lettura di Casa Sirio Editore che dovrei finire entro il 15 marzo. Sto ferma ancora al 14%, ce l'ho su Kindle, riesco a leggerla la sera prima di crollare addormentata mentre Sofia si addormenta, quindi per conciliarmi il sonno. Cerco di arrivare almeno al 50% e poi decidere se abbandonarlo o no. Adesso come adesso non mi sta facendo impazzire, anche se mi hanno detto che dopo migliora, quindi diciamo con buone aspettative, insomma, ecco. Poi, con il gruppo di lettura Le Signore in Giallo, altro mio gruppo che ho fondato per leggerci libri con protagonista Jessica Fletcher, ci leggeremo Martini e Follia, che io non ho qui al momento perché ho ordinato su Vinted, quindi è in viaggio. Perché dovete sapere che io sono una persona molto intelligente. Io avevo tutta la serie della Signora in Giallo, ma l'ho data via per motivi di spazio, perché a casa nuova non c'entravamo. E quindi ho sacrificato Patricia Cornwell e la Signora in Giallo. Ora mi è venuta questa brillante idea di leggere tutti i libri della Signora in Giallo, e quindi mi tocca andarli a recuperare, perché alcuni ce l'ho in ebook, ma altri non si trovano, e quindi devo per forza cercare usati. Ma questa è un'altra storia. Poi, invece, col gruppo di lettura di Piovono Giugiole e B-Book Alula, ci leggeremo La moglie dell'uovo che dell'uovo, la moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Niffenegger, ok, ce la posso fare. Allora, questo l'avevo comprato almeno c'ha 5 anni già nella mia libreria. La cosa bella è che sono tutti libri vecchi, cioè che nel senso nessuno acquisto nuovo, a parte Martini e Follia che mi deve arrivare. Però questi sono tutti i libri che giacciono nella mia libreria, una cosa fantastica. Allora, questo libro, almeno 5 anni nella mia libreria, l'avevo preso perché Sebastiano, fama dei libri, ne aveva parlato benissimo, tra i suoi libri preferiti. Però che è successo? Che l'ha riletto abbastanza recentemente e praticamente ha detto: come ho fatto ad amare questo libro? Ok, quindi le mie aspettative si sono abbastanza ridimensionate, quindi lo leggerò, mi farò un'idea come sempre e vedremo un po' che cosa ne penso io. L'ho comprata a scatola chiusa senza avere neanche la trama, quindi proprio mi sono fidata che piaceva a Sebastiano. Ok, poi questo ve l'ho detto. Poi con il diario di un assassino seriale di tre ragazze che seguo su Instagram, quindi Piccoli Momenti di Estasi, Don't Stop Believing e Peekabook, ci leggeremo Genesi Mostruose. Allora, non ce l'ho fisicamente perché lo devo ancora recuperare. Non so se farò in tempo a leggerlo. Questa challenge mi piace molto, ma riesco a dedicargli poco tempo, nel senso riesco a leggere poco i libri che propongono. Me li sto segnando tutti in modo poi da avere con i miei tempi magari di leggerli, però mi piacerebbe tanto seguirle perché comunque parla di assassini, di serial killer, dell'unità di analisi comportamentale, tutte cose che a me affascinano tantissimo. E quindi Genesi Mostruose, io ce l'ho messo. Poi con Virginia e le stanze illuminate, il gruppo di lettura di Elena La Locanda dei libri, ci leggeremo Virginia Woolf, la signora Dalloway, titolo che sono curiosissima di affrontare perché dopo vorrei leggere Le ore di Cunningham. So che parla di questo romanzo, quindi prima voglio leggere questo e poi affrontare l'altro. Ci riuscirò? Non lo so, perché a me Virginia Woolf spaventa un pochino, onestamente. Quindi ci devo stare concentrata, chissà che dice, però ci devo stare concentrata e quindi vedremo un po'. Poi, col mio gruppo di lettura, un viaggio chiamato GDL, oltre a finire, vabbè, io La Furia della Marea, le altre sono state brevissime, l'hanno finito. Nuovo libro, io ho proposto La Via del Male di Robert Galbraith, il terzo della serie con Cormorah Strike. Serie che mi sta piacendo tantissimo, la trama mi sta chiamando tantissimo, quindi ho scelto questo, anche perché mi varrebbe per la challenge un giallo 2022, che è un giallo, un thriller con più di 500 pagine. Qualora non venga scelto questo testo che io ho proposto sul mio gruppo di lettura, ho già pronto il piano B, perché bisogna avere sempre un piano B, e quindi c'ho pronto Pilgrim da leggere per questa challenge un giallo 2022 che mi spaventa tantissimo, e io ti troverò un noir di quest'autore qua, che anche questo mi spaventa tantissimo, però diciamo che questi sono il piano B. Non so se riuscirei a portarlo a termine, però insomma io ci metto sempre, come sempre, la buona volontà. Poi, se Angela facesse la brava e leggesse tutto quello che si è scritta, potrebbe leggere anche a piacere. Invece questi sottotitoli
molto tra virgolette obbligati, nel senso che sono le challenge a cui ho aderito, non è che mi ci hanno costretto, so io che mi aderisco da sola alle challenge, ok? A parte i miei gruppi di lettura, però quelle altre le potrei fare tutte come mi pare, invece no, io mi faccio prendere dall'entusiasmo che vedo tutti questi libri che posseggo e vorrei smaltire, ma sì, leggiamo 15-25 mila libri in un mese, ma sì, ok, però sempre 30 giorni songiole, eh? Dopo aver finito di parlare con la con l'Angela, ok? Dopo aver finito di parlare con me stessa, posso dire di concludere così la TBR, nel senso, questi sono i libri che mi sono prescelta di leggere. Fatemi sapere voi se li avete letti, che cosa volete leggere questo mese e noi ci vediamo in un prossimo video, un bacione, alla prossima.